Non mi sento ancora pronto per avere una testa calva. Ho davvero dei capelli ricci così? Allora prima lisci i capelli, poi ti fai una coda di cavallo, poi voglio proprio cominciare a usare la lacca per capelli. Tutto è pronto, e poi non c'è questo spray per le radici. Una catastrofe. Poi la serata era già rovinata per me, perché poi ho dovuto riorganizzare troppo. E poi ho anche disdetto alle ragazze... La sensazione di guardarsi allo specchio e trovarsi poco attraente è qualcosa che non voglio mai più rivivere. Ogni volta che sono in giro con gli amici che hanno bei capelli, ho pensato di lasciar crescere i capelli lunghi. Per questo motivo ho iniziato a indossare sistemi di capelli 3 anni FA, ma alla fine sembrava terribile. Il mio problema era che avevo una fronte estremamente alta e avevo delle calvizie molto evidenti ai lati. La mia perdita di capelli è iniziata dopo l'Afghanistan, a causa di due missioni che hanno lasciato i loro segni, lo stress, l'incertezza. Ero lì, dopo l'allenamento sotto la doccia, e di fronte a me c'era un tipo che mi guardava e diceva: «Così, pensa a rasarti a zero. Quando ti occupi del problema della caduta dei capelli e ti pesa ogni giorno, ti rimane dentro». E poi ho scoperto Elitair attraverso YouTube. Ho deciso di fare un trapianto di capelli con Elitair. Poi ho deciso trapianto di capelli. Il trapianto di capelli è stata l'unica, o meglio, è l'unica soluzione per me. Per poter finalmente portare una coda. Per me è stato incredibile. Perché la mia barba era folta, la mia attaccatura dei capelli era densa. Stilizzare i miei capelli è di nuovo divertente da anni, per questo più sexy, più sicuro di me. E anche la mia vita amorosa è migliorata molto. Alla fine del mio servizio militare ho pensato, se non ora, quando? Con il mio nuovo lavoro come personal trainer, sembra anche meglio, se sembro più giovane, fresco ed energico. Per questo motivo ho deciso di fare i capelli. Impara anche tu ad amare i tuoi capelli.